Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacialsphere e in questo video, in queste parti extra, stiamo andando a risfidare gli amici di Ash. Quindi iniziamo proprio ad andare volando qui. No, aspettate, aspettate, dovrebbe essere di qua. Esattamente qui, New Bar Town. Per poterci teletrasportare a Sinnoh, perché la prossima nostra sfida sarà Lucinda. Quindi andiamo a Sinnoh. Eccoci qui, salve professor Rowan. E bisogna andare ad Eterna City, che se non ricordo male è Evopoli, ma potrei sbagliarmi, come forse Memordia. No, dovrebbe essere Evopoli. Andiamo qui. Eccoci qui. E dobbiamo cercare Lucinda. Allora, vediamo se è qui sopra. Eccola qua. Non mi ricordo con che Pokémon inizi Lucinda. Quindi andiamo con Greninja di base. Vai. Glacial, sei anche tu a Sinnoh? Sono stata in giro lungo e largo, appunto, in giro per il mondo. E a questo punto ho deciso di dare un'altra possibilità alle gare di Sinnoh. Ho imparato molto. Permettimi di dimostrartelo. Ok, i dialoghi sono più o meno tutti della stessa fattura, eh? Cioè loro comunque sono andati in giro, hanno imparato tanto e vogliono dimostrarcelo, oppure vedono che noi abbiamo imparato tanto e vogliono imparare da noi. Allora andiamo di Dark Pulse sul povero Piplup, che risponde con Perforbecco facendoci anche un discreto danno, non male Piplup. Poi intanto Greninja diventa Greninja di Ash, Pachirisu, Donphan è tutto tuo. Perfetto, andiamo di Earthquake. E Donphan sale anche a livello 62. Poi Mamoswine. Heracross, vai. Ve lo facciamo Mega Evolvere? Nello scorso episodio abbiamo fatto Mega Evolvere un altro Pokémon, vi ricordate quale? Qui invece faremo Mega Evolvere il nostro bel Heracross. E useremo Zuffa. Eccolo qua. Mega Heracross. Zuffa. Vabbè, disintegrato il povero Mamoswine. E Togekiss. Togekiss manderei Pikachu. E andiamo di Thunder Punch. Non male come danno, eh? E andiamo di Electro Ball. Eccoci qui. Poi qui lava. Qui lava, Donphan è tutto tuo. E andiamo di Earthquake. Perfetto. Ed infine Buneri. Contro Buneri rimandiamo in campo Heracross, anzi Mega Heracross. E andiamo di Close Combat. Perfetto. Abbiamo battuto Lucinda. È stato semplice, veloce e indolore. Cos'è che vuoi ora? Immagino che diventerai sempre più forte. Ma anch'io diventerò sempre migliore. Ok. Perfetto, Lucinda non si abbatte mai d'animo. Ora bisogna fare un viaggetto ad Unima. Quindi prendiamo il nostro bel Charizard, rivoliamo qui a Sun Gem Town, andiamo nel laboratorio e teletrasportiamoci ad Unima. Eccoci qui, un'ova. E dobbiamo andare ad Opelucid City, che di preciso non ricordo quale sia come nome in inglese. Vediamo un po' se la becco qui nella mappa. Questa no, questa è Castelia, Nimbasa, forse questa? Sì, Sirrus, Mistralon, Drift Veil, ok, dovrebbe essere quella che è senza numeri. Andiamo qui quindi. Opelucid City, eccoci qui. E vediamo se troviamo qualcuno da sfidare. Di qua non si può passare, ok, è ancora bloccato stranamente. Vediamo un po' da questa parte.
Vediamo di trovare qualcuno. Davvero non c'è nessuno qua. Forse bisogna controllare un po' meglio. Magari non l'ho visto io, o non l'ho vista io. Mi sembra che non ci sia. Qui tecnicamente dovrebbe esserci Iris. Che qua c'era la Lega, non possiamo passare, va bene comunque. Niente, Iris a quanto pare qui non c'è. Magari nella palestra. O in qualche casetta. Ah, eccolo qua, sì, è nella palestra, perfetto. Allora, Iris l'affronteremo prevalentemente con Granigia. Quindi andiamo. Wow, ciao Glacial! Venuto a... Sei tornato a combattere un campione, una campionessa? Bene, perché ho bisogno di tutta l'esperienza che puoi... che posso avere se voglio diventare una maestra di tipo drago. Vai! Una maestra dei draghi, Iris, eccola qui. Chiamano in campo subito Axorus. Andiamo di Ice Beam. Oltraggio. Uzz, che male. Che male, ragazzi. Allora, lui sarà ancora oltraggio. Io mando i Charizard in campo. Qua tocca usare le maniere forti. Mega evolviamo Charizard. Tocca, ragazzi, tocca. E andiamo di Dragospiro. Eccoci qui. Perfetto, Excadrill. Lasciamo in campo Charizard. Quel dannato Excadrill. Vi ricordate quanto ci ha fatto penare, specialmente all'inizio di Unima? Adesso ci prendiamo la nostra vendetta. Lanciafiamme di Mega Charizard X in faccia, a livello 92. Dragonite, lasciamo in campo Charizard. E andiamo di Dragospiro. La stiamo disintegrando, sta qua. Vabbè, Charizard a livello 93. Non è normale questa cosa. Allora, mandiamo poi Donphan con Tremolga. Perfetto, e andiamo di Rock Slide. Perfetto, Quick Claw possiamo muoverci più velocemente. E gli abbiamo fatto anche parecchio danno. Di nuovo Quick Claw, però Rock Slide fallisce, me l'aspettavo che fallisse. Di nuovo Quick Claw, vabbè, siamo stati parecchio fortunati. Allora, Gible. Contro Gible rimandiamo Mega Charizard. E andiamo di Dragospiro. E abbiamo battuto Iris. Wow! Sei così bravo, ma non sorprenderti se sarò io a vincere la prossima volta. Ma probabilmente non vincerà la prossima volta. Ora, voliamo. Voliamo di nuovo al teletrasporto delle regioni perché dobbiamo andare. Andiamo qui, se non ricordo male. Sì, è qui, perfetto. Numema Town. Dobbiamo andare a Kalos. Eccoci qui. E a Kalos affronteremo altri due avversari. Allora, il primo è proprio qui a Luminopoli. Fatemi prima andare a curare i Pokémon. Ecco qua. Ma prima di sfidare lui, già che ci siamo, usiamo il teletrasporto qui per andare a Shalor. Shalor City e cercare il nostro prossimo sfidante. Vediamo se lo becchiamo subito. Di qui non c'è. Eccolo qua, Spighetto. Allora, lui inizierà con Pansage, forse. Quindi lascerei davanti Greninja. Salve, Spighetto. Non posso credere alla vista che c'è qui, che hanno qui. È un sogno che diventa realtà per un connoisseur come me. Non so cosa sia un connoisseur, mi spiace. Scusa le mie maniere. Che piacere rivederti, Glacial. Forse vorresti avere una battaglia? Beh, allora facciamola. È tempo di valutazione. Evaluation time. Oddio, non so di preciso come tradurre quella cosa. Però hai solo tre Pokémon, caro Spighetto. Non sarà una sfida particolarmente interessante, vero? Ok, intanto Greninja, sì. Potenza e Stunfisk manderei Donphan.
E andiamo di Earthquake. Super efficace. E addio caro Stunfisk. Poi Crustle. Tipo roccia coleottero, quindi un bel attacco di tipo acqua da parte del nostro Greninja gli farà parecchio male. E andiamo di Surf. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Spighetto. Ah, ok, ci dice il potenziale dei nostri Pokémon, ma non ci interessa particolarmente. Ora possiamo tornare direttamente volando a Luminopoli. Ah, è vero che qui non va al volo, giusto? Dobbiamo usare il teletrasporto. Ok, da qui torniamo a Luminopoli. Diamoci una curatina ai Pokémon e andiamo a fare l'ultima sfida per questo episodio, che sarà bella tosta, perché tutt'altro che Spighetto, ragazzi, cioè Spighetto nulla in confronto. Tu spostati, grazie. Riandiamo nella palestra di Lem e risfidiamolo. Allora, lui inizia con Bunnelby, se non ricordo male, quindi manderei in campo Heracross. E dato che lui ha Pokémon di tipo elettro, punterei più che altro su Donphan e Sceptile. Bene, andiamo. Che tempismo perfetto, Glacial. Stavo proprio cercando, avevo proprio bisogno di qualcuno che mi aiutasse ad allenarmi. Ed eccolo qua. Risfidiamo Lem, che infatti inizia con Bunnelby. Noi andremo di zuffa. Ecco fatto, tanto poi cambieremo Pokémon, infatti Luxray, manderemo Donphan. Anche se Luxray mi sembra che abbia quelle mosse fastidiosissime, tipo Fulmindenti, Rogodenti, che rompono le balle. Ok, fortunatamente usa Comete e non riusciamo a tirarlo giù con Terremoto. Livello 63 per Donphan ed ora tocca a Chespin. Beh, caro Chespin, ti becchi un lanciafiamme in faccia, mi sa, eh. Eh sì, un po' overkill direte voi, ma è necessario per fargli capire chi comanda. Lanciafiamme di Charizard da 93 sul povero Chespin, poi Deden, tipo folletto, rimandiamo in campo Donphan, anzi tipo elettro folletto. Quindi usiamo Earthquake. Il povero Deden prova ad usare azione, probabilmente non aveva nessun'altra mossa da poter utilizzare su Donphan, e Heliodisc. Perfetto, Earthquake, siamo più veloci grazie al Quick Claw. E abbiamo tirato giù anche Heliodisc, ed infine Magneton. Spero non abbia levitazione, vediamo, non ce l'ha infatti, e lo tiriamo giù. Perfetto. È stata una grande battaglia. Non vedo l'ora di avere la prossima. Caro Lem. La prossima ce l'avremo. Forse. Ma non in questa vita. Allora, curiamo i nostri Pokémon. Ed anche per questo episodio, che abbiamo riaffrontato altri 4 amici di Ash, è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!